Un'altra vittoria. Sì, un'altra vittoria molto bella davanti qua a Trento. Abbiamo giocato bene, una bella pallavolo, sono contento. Sono più contento per come abbiamo giocato, poi per come è finita la partita, perché se giochiamo così, secondo me è difficile che il risultato sia negativo. Può essere, perché c'erano anche gli altri, quindi gli altri possono giocare meglio di noi, però sono contento per come abbiamo giocato e per come abbiamo tenuto il campo. Però adesso la partita che andremo a giocare a Tours sarà completamente diversa, insomma andiamo là in un palazzetto dove già l'anno scorso abbiamo perso, quindi sarà molto ostico, sarà pieno di persone, cercheremo di dare il nostro meglio, di fare il nostro meglio, poi il risultato lo vedremo alla fine. Siamo a 22 vittorie casalinghe quest'anno. Sì, mi sembra sia un record, no, da Trentino Volley, adesso non vorrei dire una... mi sembra di sì. Comunque è una bella cosa, sono contento, sì, però sono più contento dei risultati e delle vittorie che poi... a fine anno si vedrà tutto. Domenica potreste festeggiare questo primo trofeo? Hai detto bene, potremo. Quel potremo lo ingigantisco e ci metto un grosso punto di domanda, perché bisogna mettersi in dubbio, quindi non possiamo essere convinti di andare lì e avere il gioco facile, perché sicuramente non sarà così, loro ci proveranno, non hanno niente da perdere, quindi andremo lì concentrati per fare il nostro gioco. Che spinta può darvi questa coppa per i playoff? Bah, sinceramente non lo so. Che spinta, secondo me ci aiuta a mantenere il nostro livello di gioco alto, perché comunque giocare le partite è il miglior allenamento, quindi non dico che sia un allenamento, anzi, però comunque ci aiuta a tenere alto il nostro livello di gioco per poi andare a Perugia, però prima viene Tour e prima c'è Tour e solo Tour.